C'è qualcuno? Oggi vi facciamo vedere Populonia. Buona visione. Bellino. Mettiti la sedia su quella panchina lì. All'ombra, guarda. Diego. Diego. Forse vanno messi, sai? Starete chiedendo, ma siete sempre in giro, come fate? Diciamo che praticamente a noi ci piace sfruttare il nostro tempo e le nostre risorse per viaggiare il più possibile, per poter visitare più posti possibile, per poter anche capire come è nata la nostra nazione, le nostre regioni, come, cioè, perché siamo arrivati qua, perché c'è tutto questo. E quindi ogni occasione è buona per andare a vedere posti nuovi, andare a vedere luoghi dove è nata la cultura italiana, dove praticamente la storia magari ha cambiato l'andamento delle cose, dove magari grazie alla storia siamo arrivati a questi punti.
Quindi diciamo che per una nostra cosa personale, per passione, per lavoro e tutto quello che circola anche intorno al lavoro, come fotografie, video, recensioni, noi vogliamo sfruttare il più possibile queste opportunità per poter viaggiare, e per poter lavorare e per portarvi anche contenuti che magari possono venire utili a qualcuno, sia a livello di studio che a livello personale, oppure per prendere uno spunto per un futuro viaggio. Questa è Populonia, è un antico insediamento etrusco, forse non vorrei sbagliarmi ma penso di no, è l'unico insediamento etrusco a essere sulla costa. Dal castello, come avete potuto vedere, si vede praticamente tutta la costa toscana, si vede l'isola d'Elba, si vede praticamente tutto. Nella parte antica ci sono, come avete visto, caratteristica un sacco di negozietti, di ristoranti e cose varie. Scendendo lungo la strada si arriva sulla costa e praticamente ci sono tutte le rovine che è possibile visitare, e la cosa bella è che si può anche fare il bagno in una spiaggia dove queste rovine praticamente fanno da spiaggia vera e propria, perché te puoi metterti in mezzo e stare lì. Molto interessante è stata anche la cosa che si può andare in spiaggia con il cane senza nessun problema, e per non rovinare il territorio hanno deciso di non farci fumare le persone. Decisione discutibile, però tutto sommato mi sembra un'ottima iniziativa, anche perché almeno il territorio rimane incontaminato. Io spero che vi sia piaciuto questo video, che abbiate trovato interessante anche questa nostra visita in questo vecchio borgo, perché non sempre bisogna fare solo cose dove ci si diverte, bisogna anche andare a vedere qualcosa dove ci si può, dove c'è un po' di cultura e dove c'è un po' di storia della nostra nazione e della regione dove viviamo. Spero di avervi fatto vedere tutto in questo video. Comunque, se mi fossi perso qualcosa potete benissimo scrivermelo nei commenti, così magari ne chiacchieriamo un po' tutti assieme. Il nostro viaggio continua e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao raga!